quali sono le aspirazioni? Come siete messi in classifica in generale? Potremmo fare diverse medaglie, vediamo se riusciamo a concretizzarle oggi e domani e qualificarci magari anche per gli internazionali. Bene, voi praticamente vi cimentate nel duo. Io so che tu, Eleonora, avevi già fatto le gare in passato, poi hai avuto un periodo, qualche mese sabbatico, qualche anno sabbatico, adesso hai ripreso. Come mai? E perché il twirling non lo abbandoni mai, devi ritornare sul praticabile, avevo proprio voglia. E quali sono le vostre aspettative? Avete già gareggiato le qualifiche? Come vi siete qualificate? Passo. Per il momento siamo al terzo posto e adesso vediamo. Io gareggio ancora nella categoria freestyle e batto in solo. E come sei invece in classifica in quelle due categorie? Momento prima e domani si vedrà. Domani si potrebbe festeggiare? Sì, la sera festeggeremo. Poi festeggerete anche, ve lo dico in anteprima, l'ultima partita Bellinzona-Volen, che è mercoledì 23 maggio. A che età hai cominciato? 5 anni. Adesso quanti ne hai? 9. 9 anni e mezzo. E gareggi in quale categoria? Benjamin. Cosa vuol dire Benjamin esattamente? Sei da sola o gareggi con altre ragazze? In duo. In duo. E come ti sei classificata per il momento? Prima. On est deuxième, on est tout près des premiers, donc oui, on essaye de faire tout pour aller sur la première marche. Cosa vuol dire essere staff? Su volontariato. Quindi siete genitori e zie e nonne. Zie e nonni, chi più ne ha più ne metta. A parte i mariti che non fanno mai niente. Mariti no, fanno anche loro una buona parte. No, mi è stato proposto per dare una mano alla società, semplicemente. Da un paio d'anni, tramite un'amica che poi era la ex presidente dello Sport Wheel in Bellinzona, che saluto, Alessia. E voilà, eccoci qua per un'avventura. Grazie mille. Quindi il 40esimo, ricordiamo che questo è il 40esimo anno del Twirling Bellinzona, che è la società, se non sbaglio, più antica della Svizzera. Abbiamo il presidente del Twirling Bellinzona, un presidente uomo. Come mai questa passione, questo interesse e questa partecipazione particolare? Bella domanda, no? Ho cominciato, ormai le figlie facevano già twirling da 2-3 anni, 3 anni fa sono entrato assieme all'ex presidente che c'era e da lì ho cominciato a dare una mano per le trasferte così e poi sono rimasto e sono diventato presidente. E come sta andando? Abbiamo visto col morcio in mano prima, quindi un presidente che si dà da fare anche dal punto di vista fisico? Ma sì, chiaramente mi hanno chiamato l'uomo mucio per questo weekend, ormai ogni tanto devo partire col mucio, c'è da dire che per questa organizzazione c'è stato uno staff stupendo. Diciamo che io per anni sono stata da prima atleta evidentemente, poi sono stata allenatrice, poi ho fatto tutto il mio percorso gioventù e sport, poi ho cominciato a collaborare con altri club fuori da Bellinzona, però sempre è stato Bellinzona il mio club di origine e poi nel 2011 sono stata eletta come presidente della federazione svizzera di questa disciplina. E come va il lavoro di presidente? Molto impegnativo? Ci sono delle novità? Com'è il movimento? In crescita o meno? Diciamo che sì, è un periodo particolare perché siamo appena entrati nella Federazione Mondiale di Danza e questo crea sicuramente dei cambiamenti e delle novità, anche degli sviluppi, speriamo positivi, io ci credo.